carissimi amici ascoltatori, siamo di nuovo insieme. Eccoci qui all'interno della nostra consueta e importante rubrica Medicina Regione Lazio.it, una rubrica interamente dedicata alla medicina, alla cura, alla prevenzione e al benessere a 360 gradi, ma nel quale spiccano anche tanti argomenti inerenti alla psicologia e alla psicoterapia. E oggi sono proprio in compagnia di una psicologa, psicoterapeuta specializzata in psicoterapia dinamica per l'infanzia e l'adolescenza. Parleremo del rapporto di dipendenza che hanno i giovani con i social network, tanto da sapere e da condividere, e faremo tutto questo con la dottoressa Sofia Tavella. Benvenuta all'interno della nostra rubrica. Un saluto a tutti. Un saluto a lei, dottoressa Tavella, grazie di essere qui, e a tutti i nostri ascoltatori. Dunque, iniziamo subito. Cosa rappresentano al giorno d'oggi i social network per i giovani? Mi sento sicuramente di rispondere pensando a questo spazio virtuale come uno spazio alternativo e compensativo che gratifica tutti coloro che mancano di un senso di appartenenza, e ci sentiamo un po' tutti coinvolti perché l'adolescenza oggi è un'età molto posticipata e ritardata, quindi fino a anche oltre 40 anni abbiamo bisogno di coltivare delle relazioni che, se non vengono in qualche modo nutrite o incontrate nello spazio reale, nella vita di tutti i giorni si ha bisogno di restituirsi, e lo spazio virtuale diventa uno spazio assolutamente anche comodo, perché ognuno può collegarsi nello spazio così della propria camera in una condizione anche di solitudine, che è una parola che di solito spaventa, ma che è proprio ciò che attiva questa economia anche di bisogni e di motivi per creare una dipendenza che ha a che vedere con una mancanza. Vero, esatto, è vero, purtroppo la parola solitudine nel bene e nel male è un marchio proprio, è un segnale evidente che la realtà che caratterizza proprio i giovani al giorno d'oggi è questa. Nonostante ci si circondi tante volte, si abbiano tante amicizie, ci si contorni dei più svariati aspetti, soprattutto in adolescenza, una fase delicata di transizione, ma è proprio a causa della solitudine che ci si rifugia dietro una tastiera, si usufruisce molto dei social network. E il bisogno di apparire per restituirsi qualcosa che in qualche modo non si riesce a ritrovare nelle relazioni affettive disponibili. E qui mi viene in mente la grande assente che è la famiglia. Purtroppo spesso i figli che incontriamo oggi sono figli di coppie separate, di coppie divorziate, e questo è un dato di fatto che non vuole essere un'accusa per tutti coloro che si separano o si divorziano. Certo. Però è sicuramente un dato molto visibile e molto anche tangibile rispetto alla solitudine di cui parliamo. Certo. Che normalmente dovrebbe essere uno spazio creativo e ricreativo, perché tutti noi siamo cresciuti in uno spazio anche di solitudine come luogo proprio di ricreazione di noi stessi, per recuperarci nelle nostre energie. Mi viene la metafora dello sport, perché ci sono molti sportivi che continuano anche giovanissimi, pur mantenendo un contatto con questo mondo virtuale, a vivere contemporaneamente anche spazi di realtà. Pensiamo al famoso ritiro in ambito sportivo, che un po' evoca anche il ritiro spirituale. Sì. E però è uno spazio sicuramente molto opportuno di crescita, di maturazione, di incontro con se stessi, mentre nello spazio virtuale noi ci colleghiamo di più con l'esterno e coltiviamo molto poco lo spazio dentro. È un qualcosa naturalmente di molto più asettico, freddo e incomunicativo, è normale, insomma rispecchia un po' anche il mezzo della quale si dispone e della quale si fa uso. Volevo invitare però in questo senso, dottoressa, è positivo e costruttivo, tutti i nostri ascoltatori, soprattutto tanti giovani adolescenti in ascolto, a condividere tutto questo all'interno dei canali, dei profili social, per smuoviamo un po' le coscienze, per rendersi consapevoli quotidianamente perché
perché è facile essere dominati, come spesso accade, invece bisogna dominare in senso buono e consapevolmente, farne l'uso oculatamente come meglio si crede e si desidera. Facciamo un po' più in focus, entriamo assieme nel vivo. Ecco, secondo la sua esperienza professionale, anche la sua grande esperienza, il suo parere, dottoressa, quali sono quegli aspetti che vengono trascurati più comunemente, a volte anche banalmente, nel quotidiano, che tanti ragazzi o ragazze lo fanno consapevolmente e quindi ci passano sopra sempre comunque, o non se ne rendono proprio conto, perché a volte basta poco? Beh, la parola magica è la condivisione. Ciò che manca è la condivisione, perché di parole se ne dicono molte, ma non basta comunicare parole per condividere. La condivisione è un po' il legante tra quel mondo virtuale e il mondo reale, ed è, fa parte di una cultura che sembra essere superata, ormai tramontata, e facciamo tanta fatica anche negli spazi, diciamo, più terapeutici, a riuscire a nutrire questo spazio proprio di condivisione, che ci aiuta a superare anche le difficoltà che vengono fuori da un'assenza di appartenenza e di amore, per cui andiamo spesso a creare delle dipendenze in sostituzione di altre dipendenze, per cui se io non riesco a risolvere un rapporto con te, Riccardo, ho bisogno di trovarmi un altro oggetto che possa sostituire quella relazione che con te non è così soddisfacente. Per cui qui siamo chiamati tutti in causa, primariamente gli adulti, tutti coloro che dovrebbero svegliare un po' più che la coscienza, un pensiero critico, un processo di mentalizzazione, che spesso è un po' l'obiettivo terapeutico nel lavoro con i giovani, i giovanissimi, senza escludere ovviamente la famiglia, che è la prima, in qualche modo anche il primo caregiver, ambiente di riferimento che dovrebbe riuscire a restituire a questi giovani anche un senso di contenimento, perché lo spazio virtuale è questo per loro. Loro si sentono tenuti, contenuti e a volte anche sostenuti, perché bastano tanti like per sentirsi importanti. Si sentono qualcuno, uno si sente qualcuno o qualcuna, è importante l'approvazione da parte degli altri, soprattutto in una fase delicata di transizione, di passaggio come l'adolescenza, e in questo senso la famiglia, come ha detto poco fa, è la responsabile, perché l'educazione genitoriale in questo caso ha un ruolo di primo piano, è molto molto importante. Il punto è che spesso sono proprio i genitori a introdurre questa cultura, che è una cultura, potremmo definirla con parole non proprio mie, ma dell'estimità. È una parola che evoca proprio il contatto più con il fuori e la difficoltà a stare con noi stessi. Manca lo spazio di intimità, ed è il motivo per cui poi nello spazio virtuale si imparano anche delle esperienze, a volte anche in modo precoce, di esposizione della propria fisicità, anche dal punto di vista più erotico, sessuale, quindi ci sono dei pericoli che dovrebbero essere ovviamente anche riconosciuti come segnali d'allarme, ma qui rientra di nuovo la parolina magica, la condivisione con gli adulti. Esatto, e questo è un discorso molto vasto che io affronterei, mi creda, a dovere con lei, perché è degno di un approfondimento anche sano, perché bisogna essere consapevoli che il mondo virtuale, il web in generale, ma anche i social network, penalizzano fortemente anche quello che è l'eros, l'intimità, un qualcosa, una componente nella nostra vita come esseri umani che è fondamentale, uno dei piaceri insomma della vita, irrinunciabili, e che purtroppo sta avvenendo letteralmente, si sta distruggendo pian piano, lo stiamo volutamente distruggendo. Tant'è vero che è nato un movimento che io ho avuto anche modo di conoscere per svariati impegni universitari, che si chiama Porno Tossina, proprio per, fondato tra l'altro da un ex giovane che ha avuto problematiche di dipendenza dal sesso virtuale, e quindi ho avuto modo di riflettere anche su questa questione che tocca moltissimi da vicino e che impedisce proprio questo senso di piacere, non solo fisico ma proprio piacere dell'intimità, di quella intimità che può essere goduta e scambiata con la persona che si ama. Ed è importante, riprendiamo in mano completamente, siamo padroni di noi stessi, uomini e donne, e perché insomma dobbiamo restituire veramente una giusta dimensione, un giusto valore al toccare con mano, al contatto fisico, al nostro approccio, ciò per la quale sostanzialmente poi siamo stati creati, è irrinunciabile. E siamo giunti in conclusione della nostra intervista,
una possibile evoluzione futura del rapporto che hanno i giovani con i social network, perché ci saranno sempre, andiamo sempre più incontro a un'era 2.0, insomma, con questi contenuti, e cosa si potrà fare un po' per cosa potranno fare per salvarsi gli adolescenti del futuro? Ritornare a giocare per strada. Però questa è, come dire, una regressione che ci concediamo tanto per sorridere, però è proprio vero che tutto dovrebbe tornare a giocarsi in uno spazio fisico all'aperto, per non rinunciare a quelle sensazioni che andiamo a cercarci altrove. Quindi una cultura del gioco, della creatività, e come diceva un mio grande riferimento dal punto di vista clinico, Winnicott, quel gioco che, per quanto trasgressivo, aiuta ognuno di noi a stare bene. Quindi obiettivo benessere, anche se manteniamo uno spazio con il virtuale, cerchiamo di recuperare il reale, e qui servono gli adulti. Esatto, quindi entrate anche in causa voi, cari genitori, insomma, non trascurate mai il vostro ruolo, e ogni vostro atteggiamento, comportamento o approccio è estremamente importante, può segnare in positivo il percorso e l'evoluzione dei vostri figli. Io non, insomma, la devo ringraziare per quanto ha condiviso assieme a me e ai nostri ascoltatori all'interno di questa rubrica, dottoressa Tavella, e le auguro veramente il meglio per la sua professione, per grazie. Il suo futuro, tantissima gratificazione professionale e personale, quanto grazie. Di meglio si possa presentare. Grazie a lei. Dottoressa Sofia Tavella, psicologa, psicoterapeuta specializzata in psicoterapia dinamica per l'infanzia e l'adolescenza. Abbiamo parlato del rapporto di dipendenza dei giovani con i social network. Il 349-7894-572 è il suo cellulare. Gli indirizzi degli studi: Studio Romagnoli, via Pietro Maestri 3, Roma. Centro Medico San Cristofano, convenzionato A con l'ASL di Siena, Montepulciano. Centro Salute Articolo 32, che è uno studio privato, Montefelcino, Pesaro Urbino. La pagina Facebook dottoressa Sofia Tavella, visitatela numerosissimi, mi raccomando, mettete tanti like, tanti mi piace, condividete il più possibile, fate girare, all'interno foto e descrizioni sempre aggiornate, efficaci, non manca nulla, condividete. Il sito web sofiatavella.it, la home page iniziale, le varie pagine interne, tutte da sfogliare pian piano, e navigando arriverete alla fine di un sito chiaro, completo, efficace, ben strutturato, suddiviso, organizzato, costruito ad hoc, non manca veramente nulla. L'indirizzo email sofiatavella@libero.it. Abbiamo concluso, un saluto e un ringraziamento ancora alla dottoressa Sofia Tavella. Grazie.